Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dell'Università Yulm sul tema Corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale imprese e società. Benvenuti, benvenuti a tutti. Eh, vi presento i nostri relatori di oggi. C'è il professor Guido Di Fraia, prorettore all'innovazione e all'intelligenza artificiale e coordinatore della laurea magistrale in intelligenza artificiale. C'è il professor Riccardo Manzotti, professore di filosofia teoretica alla Yulm e visiting professor dell'MIT. E poi c'è il dottor Giuseppe Messina che si interessa di Big Data Delivery Manager in Sky. Io eh, vi ricordo che potete fare tutte le vostre domande nella sezione DNR QA che vedete qui in basso e vi risponderemo alla fine del nostro, della, vostra, della nostra presentazione. Lascio subito la parola al, al professor Di Fraia e buon webinar. Grazie, grazie Federica. Allora, buonasera a tutti e grazie per il vostro interesse. Pochissime parole per raccontare appunto la, le figure formative che questo nuovo percorso di laurea vuole, 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 vuole proporre, vuole in qualche modo andare a formare. Allora, noi abbiamo, stiamo vivendo un momento di grande trasformazione tecnologica, come sappiamo, trasformazione tecnologica che trova nell'intelligenza artificiale, nelle sue applicazioni, una appunto delle... No, delle dei suoi elementi più più, più, più disruptivi di, no? di, di maggiore effetto di trasformativo nel mondo delle professioni in generale. Naturalmente, non, non abbiamo qua tempo né, né, né opportunità per approfondire quanto questo cambiamento nel mondo professionale sarà importante e significativo. Noi prendiamo in considerazione, come dire, le, le trasformazioni dalla, dalla prospettiva di chi si occuperà prevalentemente di attività di marketing e, e comunicazione aziendale, perché insomma il posizionamento storico, no? le dell'Università IU. Ma allora, vedendo appunto il mondo da questa prospettiva, noi ci siamo resi conto, e questo è il motivo per cui appunto questa laurea magistrale è stata, è stata progettata, ci siamo resi conto appunto che il mercato ha e avrà sempre più bisogno nei prossimi mesi e anni di figure ibride. Ibride vuol dire che abbiano appunto delle competenze di natura umanistica e delle competenze di natura tecnologica per poter effettivamente utilizzare al meglio e, e, no, le, la nuova tecnologia, mh, dando alla tecnologia no, non tanto dei risvolti umani, no, ma eh, essendo in grado di utilizzare la tecnologia, anche quella legata all'intelligenza artificiale o all'intelligenza aumentata, come io preferisco oggettivamente dire, quella appunto della possibilità appun di, no, di, 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 di essere in grado di utilizzare questa tecnologia per risolvere davvero i problemi delle persone. Allora per risolvere davvero i problemi delle persone, per comprendere i problemi anche da un punto di vista, no, anche laddove le persone sono dei consumatori, sono dei potenziali acquirenti e quindi in qualche modo eh, anche dove appunto l'intento è orientato appunto al marchio della comunicazione, poter comprendere eh, le esigenze delle persone, conoscere le industrie e quindi conoscere no? i domini in cui una certa tecnologia viene andare viene poi a, a declinarsi è fondamentale. Da questo punto di vista, come dire, il classico ingegnere puro, quello che conosce gli algoritmi che no che tutto di programmazione che è il mago dell'intelligenza artificiale, sicuramente ha una grande funzionalità, anche un grande fascino. Questa figura, no? il famoso data scientist, però, non è affatto detto che le aziende abbiano no, bisogno di data scientist e basta, hanno spesso bisogno. E questo è in realtà probabilmente la, 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 il caso maggioritario. No? In una realtà imprenditoriale come quella italiana, biso hanno bisogno le aziende di persone che, ripeto, sappiano usare la tecnologia abbiano delle competenze tecnologiche, ma poi la sappiano scaricare nel dominio, quindi in questo caso, no, nel, nel caso del marketing, della comunicazione per le diverse industrie. Quindi di fatto, quelli che noi abbiamo di cui abbiamo bisogno sono queste figure, no, che insomma, quelli che se la tirano un po', dicono no, i, i citizen data scientist, no? Eh, che mh, tradotto all'italiana sembra quasi noi i data scientists di noi altri, in realtà ci piace più mh, raccontarla come mediatori culturali, mediatori culturali che appunto hanno competenze umanistiche, competenze tecnologiche e sono in grado di portare l'innovazione tecnologica all'interno dell'azienda. Questa è un po' la figura che vogliamo formare, una figura in qualche modo. Originale perché, come capite, no, una de, il, questo corso di laurea è, è il primo nella sua classe di laurea che ha queste caratteristiche, quindi insomma, no, come. come... Come potete immaginare, una sua specificità, una sua originalità, perché insomma di lauree magistrali di questo tipo, ma al momento non ce ne sono. E quindi la nostra scommessa, la nostra scommessa che riteniamo appunto sia in qualche modo già in, in gran parte, in qualche modo di successo, è quella appunto di andare a coprire questo spazio di mercato in cui appunto costruiamo figure nuove, figure ibride, figure che no, avranno un grande. grande Ripeto, richiesta nei prossimi mesi e anni sul mercato del lavoro. Detto ciò e raccontato la figura formativa, quindi mediatori culturali che ne sappiano di tecnologia e di intelligenza artificiale, ne sappiano di marketing, io passo la parola direttamente al professor Messina, che è uno dei docenti che che fa un insegnamento al primo anno, uno dei fondamentali del primo anno e che in qualche modo rappresenta la parte tecnologica no, dei, dei contenuti che voi potrete, andrete poi, insomma, chi, chi si iscriverà andrà ad affrontare in questo percorso formativo e poi insomma parlerà il filosofo e poi, quindi capite già anche in questa presentazione no, la, il mettere insieme una dimensione di carattere più tecnologico, una dimensione di carattere più umanistico, filosofico, che è proprio il quid del nostro percorso. Vai Giuseppe, facci sognare. Grazie mille, <ride> ci proviamo quantomeno. Incomincio con la divisione, con la condivisione dello schermo, giusto per vediamo, ecco qua, condividi. Dovreste vedere il mio schermo. Beh, di cosa mi occupo? Uh, da un po' di tempo a questa parte ho anche avuto l'opportunità, uh, grazie al professor Guido Di Fraia, di uh, prendere parte come lecturer, quindi come docente ad alcuni Executive Master che uh, io metto a disposizione. Um, nello specifico il data analysis for marketing, ma eh, questo è, è vero diciamo da un tre anni a questa parte, ma in generale da oltre 20 anni mi occupo di dati, dati to cure, eh, quelli che nell'accezione più recente e moderna chiamiamo big data, eh, che in passato erano detti, forse impropriamente quando usiamo l'espressione in passato, eh, sistemi di data warehousing e business intelligence, perché oggigiorno parliamo di modern big data e, e anche eh, modern business intelligence fondamentalmente, ma questo per dirvi che tendenzialmente in ambito media e ora abbracciando anche tematiche eh, telco, eh, ho fondamentalmente eh, seguito, <ride> mi sono occupato di dati in ambito nazionale, in ambito internazionale. E probabilmente ehm, è importante, eh, secondo me, eh, precisare: vediamo se il DEC avanza. In questo momento non sta avanzando, vediamo perché il bello della diretta. Interrompo la condivisione per riprenderla, scusate. La riprendo subito. Ecco qua. Condividi lo schermo. Lo creiamo di nuovo. Andiamo avanti. Sì, eh, forse può essere interessante no? pensare che soltanto pochi anni fa, nel 2015, si parlava di digital tsunami. No? Sembra, sembra chissà no? quanto tempo sia trascorso, di, di fatto parliamo veramente di, eh, di, di sei anni. No? E, e eh, qui con questa rappresentazione grafica che parte dalla grande onda no? di, di Hokusai, un, una bella rappresentazione giapponese del 1831, eh, l'idea era quella di eh, rappresentare... Come quest'onda no, trasformandosi nella sua forma intermedia ricorda per certi versi anche un po' eh, la sigla di Quark no, invade e pervade un po' ovunque con eh, tendenzialmente cosa? Beh, questi potrebbero essere dei pixel, ma più in generale so, sono dati un po' stratificati, un po' concettualizzati. Beh, e eh, eh, perché si parlava di digital tsunami? Ma perché mh, Venivano utilizzati in modo molto importante um, vocaboli correlati in qualche modo agli open data, tutto ciò che è IoT. Internet of Things, inteso come eh, noi che ci avvaliamo delle macchine, e comunichiamo dai verso le macchine, ma anche la comunicazione machine to machine, che ha generato e continua a generare una quantità di dati pressoché infinita. Si parla già da un po' di tempo di data exhaust. Ci sono talmente tanti dati, eh, molti di questi di fatto non vengono utilizzati. A parte i tech giant, i classi tech giant che probabilmente riescono a. Trarne sempre un discreto vantaggio competitivo. Ma già al tempo si parlava, ripeto, in modo importante anche di smart cities, eh, si parlava, si incominciava a parlare in modo importante anche a livello europeo, soprattutto a livello europeo, poi anche in Italia e probabilmente eh, in, in Spagna potremmo dire anche in Francia di big data. Ma la verità è che fino al 2015-2016 Molte delle imprese italiane non avevano ancora ben capito, inclusa l'azienda dove probabilmente lavoravo io, perché noi iniziamo, uso il passato remoto, al tempo a trattare i big data, non ne comprendevamo ancora l'importanza o comunque il beneficio di business. Questo perché, diciamo, la stragrande maggioranza dei layer di analytics, quindi le strutture, eh, diciamo, dalle quali traevamo valore per... Generali, quelli che sono i KPI, i performance indicator di un'azienda e che ci permettono di controllare no? la strumentazione, la bussola per capire come stiamo andando, dove stiamo andando, erano prevalentemente dati tratti dai sistemi operazionali, quelli propri diciamo, del ciclo di vita di un'azienda. No? Quindi il sistema di vendita, piuttosto che il sistema di gestione del cliente. Soltanto pochi anni dopo, in realtà pochissimi anni dopo, abbiamo capito l'importanza di poter integrare questi dati propriamente interni Contati esterni, quindi eh, pensiamo a tutti i social data che, ripeto, i tech giant già trattavano da tempo perché le tecnologie proprie di big data da lì arrivano, è stato Google a inventare probabilmente la prima versione di, di, di Loop File System, quindi qualcosa che gestisce tecnicamente molto bene i big data con una logica diversa diciamo i sistemi operazionali o di bms e fondamentalmente no, eh, abbiamo incominciato ad utilizzarli ad utilizzarli come beh anche attraverso lo sviluppo di primi algoritmi di machine learning quindi un approccio diverso fino al passato abbiamo finalmente raggiunto la capacità di computazione la memoria e soprattutto uno storage quindi la possibilità di o storare quindi salvare il dato a basso costo molto a basso costo e poi un'evoluzione un importante, no? Diciamo siamo passati in pochissimo tempo da qualcosa che era propriamente computer science entrando in qualcosa che era già. So, social science per certi versi, perché? Eh, perché sono emerse prime app che mutuavano eh, i benefici dei big data anche in accezione virtuosa. Eh, qui con questo deck, no, eh, sulla sinistra vediamo eh, la rappresentazione del Braille, quindi, inventato lo Braille nel 1821, no? quindi il primo sistema di lettura tattile eh, per i non vedenti piuttosto che gli ipovedenti Quindi, eh, una rivoluzione, una rivoluzione che è stata tale e tuttora lo è, chiaramente. Eh, però eh, abbiamo incominciato a vedere, eh, come dire, la presenza sul mercato di ausili tecnologici a supporto, quindi prime applicazioni, prime app socialmente virtuose, utili. C'è un'applicazione eh, rilasciata nel 2017, si chiama Be My Eyes, quindi letteralmente come riporto qua sì i miei occhi, ed è un'app che. Mettendo in comunicazione ciechi e più vedenti con una community di, di vedenti, di persone eh, diciamo non affette da cecità, eh, a supporto. Quindi diciamo è un'applicazione che va proprio in tal senso. Quindi vediamo un risvolto sociale molto importante, no? quindi un, un legame forte e importante tra computer science e potremmo dire già computer data science e società, no? eh, per poi a, a vedere nel 2019, quindi vedete con una, con una crescita probabilmente esponenziale, sicuramente esponenziale, lo sviluppo di, di prime applicazioni, nello specifico questa è un'app eh, sviluppata da mh, Click Theropatics in accordo con lo Zucca Chemical, eh, e Utsuka Chemical è stata la prima azienda che ha eh, diciamo prodotto um, eh, che cosa? un farmaco um, Diciamo che è in grado di trasmettere digitalmente e fornire le informazioni per il monitoraggio effettivo del, diciamo, de de della terapia, quindi verificare che il paziente abbia effettivamente preso, preso il farmaco e chiaramente ha impieghi e applicazioni molto circoscritte, no? quindi parliamo di schizofrenia acute, ma la cosa interessante è questa evoluzione eh, verso un mondo dove in Giappone il, med il medico potrebbe dire, beh mi utilizzi quest'app due volte al giorno la mattina e la sera per contrastare magari forme di depressione forme di depressione molto acuta quindi anche questa è un'altra implicazione molto interessante no? di come la computer science quindi computer science to cure potremmo dire ha effetti diciamo benefici a livello sociale e poi, e poi la, la, la computer science se vogliamo in un'industria diversa completamente diversa qui parliamo di augmented beauty Beh, ecco ma dietro un'app di questo tipo, dove fondamentalmente io simulo il tipo di prodotto senza dovermi eh, per forza, come dire, soprattutto in un mondo come quello attuale, in, in, una, in una situazione, se vogliamo, un po' strana, tutto sommato, come quella che ci troviamo inevitabilmente a vivere ora e speriamo non duri ancora per troppo, sinceramente. Beh, eh, la possibilità di poter verificare come eh, quel prodotto estetico eh, mi va, eh, piuttosto che no, eh, si riflette su di me, è, è sicuramente un approccio diverso, molto disruptive sui mercati. Eh, questo per, per dire che fondamentalmente, quindi qui io interrompo la condivisione, eh, per dirvi che ehm, la, le competenze... Eh, Propri della computer science um, sono oramai uh, legate a filo doppio um, e con i mercati e con la società. Um, diventa abbastanza imprescindibile maturare um, una competenza uh, che veda anche lo sviluppo di conoscenze. Eh, proprie del ciclo di sviluppo di un software, ad esempio, eh, qualche principio sulle reti, capire come funziona un database, eh, anche capire come rappresentare al meglio un certo fenomeno a partire dall'utilizzo di fogli elettronici, per poi piano piano comprendere che cos'è un sistema di business intelligence, eh, cosa presuppone in termini di competenze, eh, cos'è il data warehouse, eh, cosa vuol dire trattare i big data. cioè In generale... Mh, il messaggio è che eh, il, il trittico, potremmo dire, le tre macroentità che appunto vi citavo prima, eh, intesa come eh, mercati da una parte, società dall'altra, sono sempre legate alle tecnologie e sono inevitabilmente legate a processi di computer science. Quindi eh, credo che ehm, orientarsi verso un corso di laurea che, come dire basa eh, come dire anche sulla computer science i fondamenti e le conoscenze senza dover necessariamente entrare nei dettagli più tecnici, più spinti quelli che eh, molti tecnici definiscono a basso livello beh eh, a mio avviso è la chiave di volta il citizen data scientist inteso come eh, la persona che eh, è in grado di fare analisi anche avanzate e prende a consumo l'utilizzo di un algoritmo anche complesso quindi sa quando impiegarlo eh, probabilmente è, è una delle chiavi di volta, no? Cioè, sicuramente è, ehm, è una delle competenze che il mercato sicuramente richiede maggiormente ora. Quindi, questa è un po' no, ehm, la mia visione, se volete, da un punto di vista tecnologico e il merge, diciamo, la fusione tra tecnologia, società e, e sicuramente eh, l'industria, inteso come i mercati. Io a questo punto passerei la parola al professor Riccardo Manzotti. E... Se avete domande, insomma, le potete lasciare qui in chat. Grazie, è stato affascinante sentire questo, eh, questa overview di tutti questi stati dell'arte e dell'intelligenza artificiale in questo momento, di come sta cambiando la nostra società. Eh, io, come ha accennato il professor Di Fraia, eh, sono un filosofo, ma sono un filosofo che esprime un po' questa. Natura ibrida oggi della cultura, perché in realtà io sono nato come un ingegnere elettronico, come un robotico, mi sono occupato di intelligenza artificiale e tuttora lo faccio, infatti, non a caso ho lavorato e tuttora collaboro con l'MIT. Eh, perché questo dettaglio autobiografico può avere una qualche curiosità per voi? E, e credo che il motivo sia che in questo momento l'intelligenza artificiale non è soltanto un campo di, diciamo così, di sviluppo tecnologico, ma è una vera e propria rivoluzione che sta trasformando il nostro modo di essere, il nostro modo di esistere e sta cambiando profondamente la società dentro la quale noi agiamo da un punto di vista economico, culturale, sociale e anche psicologico. Cioè, e eh, qui eh, concedetemi di prenderla un po' sul largo, Possiamo dire che la storia della umanità è stata caratterizzata da tre grandi rivoluzioni tecnologiche. Una che ha riguardato i materiali, cioè la, la materia, la, la prima parte, l'agricoltura, eccetera. Una seconda parte che è stata quella del lavoro, quindi prima la materia, poi il lavoro, la rivoluzione industriale, il momento in cui le macchine ci hanno sostituito nei lavori fisici. E soltanto in questi anni stiamo toccando la parte... Più eh, diciamo così, di cui noi eravamo più orgogliosi, il pensiero, la cognizione, cioè per la prima volta noi stiamo in grado di dare in outsourcing le nostre capacità, eh, più eh, diciamo così, più eh, personali, cioè la cognizione. Allora, questo è un passaggio che ha delle conseguenze enormi, cioè di fronte a questa rivoluzione, noi in questo momento siamo come alla fine del Settecento, quando si cominciava a vedere la rivoluzione industriale non ci rendiamo conto di quanto profondo sarà l'impatto. Allora io uno slogan che mi ero dato e che mi piacerebbe, diciamo così, eh, rendere tangibile, rendere concreto in questo corso, in queste lezioni, in, eh, in questo percorso di studi e di formazione, è questo slogan, conoscere e capire per gestire la rivoluzione, conoscere e capire per conquistare il futuro. Allora, la prima cosa che bisogna fare per conquistare il futuro è anticiparlo, è vedere in anticipo come saranno i cambiamenti, perché altrimenti quello che succede è che si è sempre presi di sorpresa, o si hanno delle aspettative eccessive, eh, oppure invece si hanno, eh, diciamo così, delle aspettative insufficienti e si è presi di sorpresa. Allora, è fondamentale rendersi conto come il fatto che la cognizione il pensiero non sia più una prerogativa soltanto degli esseri umani, ma lo diventi delle macchine, dell'artificiale, cambierà completamente tutta la nostra società. Negli anni 50 l'IBM eh, e altre compagnie, ma l'IBM è il simbolo in questo senso, soprattutto in quegli anni, eh, hanno cominciato a inseguire il sogno del paperless office, dell'ufficio senza carta. Ecco, noi oggi siamo alle sole dello humanless office, cioè dell'ufficio senza esseri umani, della sede di lavoro senza esseri umani. Perché gli esseri umani dando sempre di più in outsourcing tutte le loro capacità, tu hai eh, eh, parlato prima dei big data e eh, de, delle basi di dati e quant'altro, cioè della memoria. Ma noi oggi stiamo dando in pasto all'intelligenza artificiale, all artificiale, non soltanto la memoria, stiamo dando in outsourcing tutte le nostre capacità. Vi faccio un esempio banalissimo. Mese, qualche mese fa io ero a Berlino, prima che si chiudesse tutto, e a Berlino, dovendo muovermi, io ovviamente facevo uso di queste applicazioni Uber e altre applicazioni più sofisticate che hanno in questa realtà. Bene, queste applicazioni facevano tutto. Cioè, io sceglievo la destinazione, sceglievo il punto d'arrivo, sceglievo il guidatore che preferivo, sceglievo la macchina che preferivo e dentro la macchina, cioè dentro il taxi sostanzialmente, c'era un essere umano. Ma l'essere umano non interagiva con me e oltretutto l'essere umano, dopo un po', non sapeva nemmeno dove doveva andare perché era la macchina, era il il Navigatore dentro la macchina che diceva: L'essere umano vai a sinistra, vai a destra, cioè l'essere umano, poveretto, stava tutto il giorno dentro la macchina senza sapere. Erano quasi tutti di etnia non tedesca, quindi erano appena arrivati a Berlino, conoscevano pochissimo della città e tutto il giorno muovevano la macchina per, seguendo le indicazioni di un'intelligenza artificiale. Qual è il senso di questa storiella, di questo episodio? Il senso è vedere come l'outsourcing delle nostre capacità cognitive rischia di relegare gli esseri umani in una posizione secondaria. Questo non è un discorso negativo che io faccio, perché ovviamente non avrebbe senso opporsi alla rivoluzione industriale, eh, scusatemi, alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, è un lapsus perché prima mi riferivo alle tre grandi rivoluzioni. Ma per poterla dominare, gestire e trarne vantaggio, bisogna capire in profondità quelli che sono i limiti, le, le diciamo così i vincoli e anche le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Allora, per questo motivo, quello che a me eh, piacerebbe non oggi, ma vi anticipo una lista di, di eh, argomenti che secondo me potrebbero essere essenziali per chi eh, affrontasse questo corso, eh, sarebbe la comprensione di, eh, le, delle caratteristiche. Uh, dell'intelligenza artificiale oggi, dello stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, di come l'intelligenza artificiale sia simile ma allo stesso tempo sia radicalmente diversa dall'intelligenza uh, diciamo dall umana, da tutti quei settori dove l'intelligenza artificiale è incomparabilmente più potente della nostra, dove noi abbiamo già perso nei confronti dell'intelligenza artificiale. E di tutti quei settori dove invece l'intelligenza artificiale, per come è stata finora concepita e creata, è strutturalmente diversa e quindi non è competitiva con la nostra. Ed è altresì estremamente importante, secondo me, capire come la nostra società si sta modificando. Perché voi, il valore economico, adesso qui mi allarga ancora su un altro settore, il valore economico, il valore aggiunto nella catena produttiva, nella catena economica nasce laddove gli attori nella catena economica aggiungono qualcosa di insostituibile, di prezioso. Eh, per avere un valore economico, il valore aggiunto, bisogna aggiungere qualcosa che gli altri non riescono a fare. Noi ci rendiamo conto che nel momento in cui l'intelligenza artificiale invade un settore, diventa in grado di fare qualcosa, il valore intrinseco per un essere umano di compiere quell'attività va a zero o quasi. Quindi tutti gli equilibri economici in questo momento, ma non gli equilibri tecnologici, gli equilibri economici sulla quale si basava la retribuzione e la struttura economica degli esseri umani, in questo momento stanno cambiando. Perché è come se stesse arrivando in città un nuovo immigrato. Capite? Quando arrivano gli immigrati, quelli cacciano, cioè spingono via da ruoli consolidati tutta una serie di persone che prima avevano la possibilità di utilizzare determinati ruoli lavorativi. In questo momento le intelligenze artificiali stanno svolgendo questo ruolo. E allora ovviamente noi non dobbiamo agire come quelli che si racconta sempre utilizzavano le automobili per tirare le carrozze, cioè ragionando con la mentalità del passato. Noi dobbiamo, viceversa, comprendere quello che sarà il futuro. Allora, eh, non è un caso che oggi uno dei libri più interessanti sull'intelligenza artificiale sia stato scritto da uno storico, Yuval Harari, che affrontando l'intelligenza artificiale lui si interroga proprio su quelle che saranno le conseguenze per l'essere umano e per la nostra società e per il valore economico nel momento in cui noi ci confronteremo con un'altra creatura, una creatura questa volta non prodotta dall'evoluzione, ma prodotta dalla nostra capacità di progettare. Quindi non è un caso che uno storico sia stato uno in questi giorni, in queste, diciamo così, in questi recenti anni, sia stato una delle persone che hanno colto in maggiore, con maggiore profondità l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'essere umano. Allora io citerei ancora un paio di, di cose che secondo me sono abbastanza importanti ehm, e che ci danno un'idea di quanto i tempi siano rapidi e di quanto i tempi stiano accelerando. Addirittura quest'idea che i tempi stiano accelerando è da un po' che in gira il, il, il concetto di singolarità. Cioè ogni generazione di computer, ogni generazione di intelligenza artificiale, ci permette di fare la successiva generazione in tempi più rapidi di quelli che sono stati necessari per produrre i suoi predecessori. Noi ci siamo resi conto, credo che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento ci saranno resi conto, come negli ultimi anni, per esempio, le capacità dei big data hanno dato all'intelligenza artificiale delle capacità che solo qualche anno fa non erano accessibili. Il riconoscimento vocale, il riconoscimento dei volti, eh, la capacità di generare testo nuovo, il GPT-3, che è in grado di generare dei testi indistinguibili. Ma pensiamo all'impatto che avranno queste tecnologie a tutta l'industria dei traduttori, dei produttori di media, dei produttori di report, che in larga misura verranno sostituiti da algoritmi che sostanzialmente compiono compiti di questo livello. Quindi è importantissimo per gli attori di domani, per i nostri studenti sostanzialmente, è importantissimo capire. In che cosa consistono i punti di forza, ma anche i punti di debolezza dell'intelligenza artificiale, per capire dove si può intervenire e dove si può trarre il maggiore vantaggio da queste nuove tecnologie. Allora, per farvi però un esempio di come l'intelligenza artificiale manca ancora di qualche cosa, che poi sarà uno degli argomenti di cui mi occupo, io tra l'altro sono l'editor del Journal of Artificial Intelligence, co-editor in Consciousness, che è interessante come combinazione, perché introduce un nuovo elemento che si è visto nei film di fantascienza, ma che finora si è visto poco, cioè non soltanto l'intelligenza artificiale, ma anche la coscienza artificiale, cioè, diciamo così, una riproduzione della mente umana a tutto sesto eh, nell'artificiale. Allora, l'esempio che volevo fare è questo. Se noi oggi prendiamo un cellulare, ecco, non voglio fare pubblicità, un cellulare di qualsiasi marca, bene, questo cellulare è in grado di riconoscerci. Questa cosa è da qualche anno che è affidabile ed è qualcosa di stupefacente che fino a pochi anni fa soltanto poche ehm, specie e eh, animali erano in grado di fare. L'intelligenza artificiale aveva grossissimi problemi nel riconoscimento dei volti. Adesso questa attività è invece diventata una commodity che quasi tutti i cellulari e i computer riescono a fare, i programmi di grafica che ci eh, categorizzano e ci classificano. Uh, le foto delle vacanze. Due cons una considerazione preliminare e poi la cosa che volevo uh, farvi notare. La considerazione preliminare è questa: come mai è avvenuto questo salto di qualità? Come mai improvvisamente l'intelligenza artificiale è diventata in grado di riconoscerci tutto sommato con questa facilità? Uno dei motivi è stato proprio citato prima da uh, Giuseppe, cioè il professor Messina, cioè il fatto che L'intelligenza artificiale oggi ha a disposizione una quantità di dati enorme e questa quantità di dati enormi è ininterrottamente, nutrite, scusate, non nutrite, è ininterrottamente data in pasto all'intelligenza artificiale di Google, di Apple, della Microsoft, che quindi in questo modo può crescere, può continuare a crescere. In un certo senso noi non vediamo quello che fa l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale attraverso l'ubiquità di dispositivi mobili e altri dispositivi vede continuamente noi, ci sta studiando e ci sta, diciamo così, capendo sempre meglio. Questa è la prima considerazione, e qui sarebbe, non c'è spazio, ma sarebbe interessante appunto vedere come queste cose: la, la disponibilità di enormi quantità di, di dati, la disponibilità di nuovi algoritmi e soltanto in piccola parte, tutto sommato, la disponibilità di hardware più avanzato negli ultimi tempi ha fatto la differenza. Ma la cosa che vi volevo far notare, e che secondo me è interessante, e che rappresenta, come posso dire, il, um, una delle frontiere oggi dell'intelligenza artificiale è questa. Se io Oh, il mio cellulare e il mio cellulare mi riconosce mi vede mi potrei chiedere il cellulare mi riconosce ma mi vede e la risposta è no il cellulare è in grado di elaborare le informazioni ma non sa ma non sa questa informazione che significato ha cioè il cellulare banalmente mi riconosce ma non mi vede e questo è qualcosa che l'intelligenza artificiale ancora non ha. Mentre un topo o un gatto, che magari sono molto meno intelligenti di eh, Watson o di, di Bater dell'IBM, in realtà mi vedono. Che cosa gli manca? Gli manca ancora qualche cosa. Potremmo dire che manca il significato. Questa è una domanda che recentemente, per esempio, se la sono posta, non dei filosofi, ma se la sono posta, per esempio, persone come Larry Brin, o Page della Google se la sono posta Elon Musk se l'è posta Tegmark Max Tegmark, che recentemente è un ricercatore un professore dell'MIT con cui ho interagito che lavora ehm, che ha scritto di recente un libro sull'intelligenza artificiale dal titolo suggestivo di vita 3.0 e eh, queste persone appunto si sono interrogate che cosa manca oggi a Google che contiene una quantità di informazione incomparabilmente grande che mai nessun cervello umano ha posseduto. Che cosa gli manca? E loro hanno convenuto che gli manca questa capacità di base. Quindi eh, quello che secondo me è può essere di grande interesse oggi è, da un lato, capire quelle che sono le caratteristiche fondamentali e lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale capire oggi quali sono le frontiere, capire oggi che cosa si sta cercando di replicare nei laboratori della Google, nei laboratori della Tesla, nei laboratori eh, cinesi, quali sono gli obiettivi che non sono ancora parte della tecnologia, diciamo, delle commodity, ma che lo diventeranno molto rapidamente. E quindi per essere un passo avanti rispetto all'innovazione della tecnologia che noi oggi troviamo già disponibile. Sullo scaffale. Quindi, io credo che oggi uno che voglia essere un attore nell'ambito dell'intelligenza artificiale debba essere in grado di avere un'idea di dove l'intelligenza artificiale sarà non adesso, ma di dove sarà nei prossimi eh, 3, 4, 5 anni. Quali sono gli obiettivi cui si sta cercando di spingere l'intelligenza artificiale? Un altro aspetto che è fondamentale, che citavo prima, è capire come questo outsourcing delle nostre capacità cognitive eh, modificherà la nostra società, come modificherà la catena del valore, come spingerà tante eh, mansioni, tanti ruoli lavorativi eh, fuori dal mercato del lavoro e però come ne creerà tantissimi altri. Vedere quindi l'intelligenza artificiale come una forza trasformativa enorme della nostra società non soltanto come una, eh, diciamo così, come una frontiera tecnologica, ma come una frontiera che è allo stesso tempo tecnologica, economica, sociale e culturale. Come diceva eh, Walter Benjamin eh, nel 1939, le soglie della seconda guerra mondiale cambia prima la base e poi la sovrastruttura, cioè non c'è niente, l'aratro ha cambiato e questo ve lo dice un filosofo, L'aratro, per citare la tecnologia più antica, ha cambiato più lui le idee degli esseri umani che non tanti filosofi. E oggi l'intelligenza artificiale sta proprio facendo questo. E lo sta facendo in un modo mai avvenuto prima a memoria d'uomo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale sta, diciamo così, um, cancellando il confine tra il biologico l'umano scusate tra il biologico e l'artificiale tra il mentale e il meccanico meccanico qua in senso lato non in senso stretto e quindi ci permette di porci delle domande su noi stessi cioè nel momento in cui una macchina genera il linguaggio tutte le teorie che davano al linguaggio una radice di tipo mentale o mentalistico hanno ancora ragione d'essere nel momento in cui una calcolatrice è in grado di eh, gestire di creare non soltanto delle operazioni aritmetiche ma in grado di intuire delle eh, di, di proporre nuovi teoremi il pensiero matematico è effettivamente fatto di idee platoniche oppure siamo di fronte ad una dimostrazione empirica della fisicità del pensiero. E, nel momento, e chiudo poi qua su queste domande, nel momento in cui l'intelligenza artificiale invade campi che fino a ieri erano prerogativa dell'umano, come i campi dei creativi. Appunto, ho citato il caso di GPT 3 che genera eh, testo, ma ci sono anche altri casi dove vengono generate, ehm, eh, diciamo così, brani musicali vengono generate immagini. In quel momento la creatività umana si trova per la prima volta uno sfidante. Vedete, e chiudo qua veramente con la citazione famosa di Freud, vedete, fino a qualche anno fa noi eravamo viziati perché eravamo l'unica specie veramente intelligente del pianeta. Non avevamo avversari e quindi ci siamo cullati nella illusione narcisistica, ecco il riferimento a Freud, di essere speciali. Pensavamo di essere speciali al centro dell'universo, poi Copernico ci ha spinto al margine della galassia. Pensavamo di essere al centro del regno animale, poi Darwin ci ha spinto ai margini dei primati, ma pensavamo, continuavamo a pensare almeno di essere l'unica specie intelligente dotata di pensiero L'uomo è un animale razionale dotato di parole. Oggi le macchine stanno diventando delle, dei sistemi razionali e dotati anche loro di parola. Quindi, questo ovviamente non è un pensiero negativo, al contrario, questo ci deve spingere a comprendere. Come dicevo prima, conoscere e capire per gestire. Conoscere e capire per essere un passo avanti. Ecco, io credo che l'elemento fondamentale per essere in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale, questa rivoluzione a nostro vantaggio, e guardate, in tutte le rivoluzioni c'è chi perde e c'è chi vince, sia quello di conoscere in profondità quelli che saranno i rivolgimenti, in senso tecnico, in senso cuniano, i rivolgimenti che la nostra società subirà. Quindi qua, in questo corso, in questo percorso di studi, non vogliamo formare dei tecnici. Vogliamo formare delle persone in grado di gestire i tecnici, di interfacciare l'innovazione tecnica con la società, con, eh, quindi con la parte sociale, culturale, economica e filosofica degli esseri umani. Questo credo sarà un obiettivo ambizioso, ma che sarebbe molto bello riuscire a raggiungere in questo percorso di studio. Bello, grazie Riccardo, grazie mille, grazie Giuseppe. Allora, come avete capito, no? due approcci complementari, diversi no? rispetto al tema. Eh, come dire, Riccardo che ci ha in qualche modo resi consapevoli della, no? della radicalità del cambiamento in atto, no? addirittura no? sui so, vari livelli su cui questo cambiamento dell'intelligenza artificiale sta portando. Potremmo quasi dire no? anche un cambiamento antropologico, visto che, come stavi dicendo tu, poi alla fine no? cioè, rispecchiandoci nella macchina, noi stessi comprendiamo maggiormente no? noi stessi, i nostri limiti, i nostri errori, eccetera. E, e quindi da questo punto di vista, insomma, no? Riccardo da filosofo ci ha aperto più domande no? di quanto non ci abbia dato risposte, come sempre succede, ma non perché come dire, funzioni più l'aratro del filosofo, ma proprio perché ha lo scopo anche. No, critico che è un po' il compito, no? che, 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 che peraltro insomma il professor Manzotti avrà anche nel nostro percorso formativo, e così entra un pochino più nel merito anche no? del, 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 delle, dei vari contenuti. Noi ci teniamo molto a sviluppare, appunto, come abbiamo detto prima, le competenze più di carattere anche tecnico, no? come ci ha, ci, ha, ci ha sottolineato Giuseppe prima. Ma dall'altra parte, appunto, delle visioni no? su quello che sono gli scenari di cambiamento e anche un pensiero critico, no? perché riteniamo fondamentali proprio in una materia così. Come dire delicata, complessa, con queste implicazioni di carattere etico, no? che, che, che vanno al di là del, no? della dimensione della ottemperanza al GDPR, alle normative, eccetera, ma che hanno proprio un impatto etico sul, no? sull'umanità, potremmo dire usare questi termini. Quindi è fondamentale, ripeto, cercare di sviluppare gli studenti che, forne, che, che seguiranno questo percorso formativo anche un pensiero critico di riflessione, proprio di autoriflessione, proprio eh, anche su queste tematiche. Ehm, provo un pochino a dire qualcosa rispetto al percorso corso, no, perché ripeto, qui abbiamo avuto due saggi, no, due saggi diversi, uno di carattere appunto un, un po' più legato all'aspetto tecnologico dei, dei big data e della gestione degli stessi, eccetera, e uno invece più appunto di riflessione filosofica, di meta-riflessione anche più in generale sui temi dell'intelligenza artificiale. Allora, mh, come dire, un, un po' anche per, per, come si dice, scaricare a terra le cose che, che, che ci hanno detto i colleghi, allora provo a insomma a, a ricordare quali sono no? cioè, le, le aree tematiche che effettivamente vengano prese in considerazione e trattate dal percorso formativo, percorso formativo che si chiama appunto Intelligenza Artificiale, imprese e Società. Um, di fatto è un percorso formativo mh, molto orientato al marketing sostanzialmente, no? e al marketing e alla comunicazione aziendale, ai processi aziendali appunto ottimizzati, orientati o al tempo dell'intelligenza uh, artificiale. Eh, quindi quali sono le aree tematiche che vengono approfondite? Cioè, io le ripeto, le, le racconto giusto per, per dare un po' un senso anche di. Di maggiore insomma, no? No, di maggiore insomma, un, un senso dei de, de vari contenuti. Allora, chiaramente mh, mh, da una parte abbiamo delle competenze, de, no? gli studenti dovranno acquisire delle competenze di carattere aziendalistico, no? quindi capire sostanzialmente come funziona no? un'organizzazione un, un aziendale, eh, e come all'interno dell'organizzazione aziendale delle tecnologie avanzate che possono essere naturalmente di intelligenza artificiale, ma possono essere anche più in generale insomma di innovazione tecnologica legata al digitale. La digitalizzazione, eccetera, possono in qualche modo, appunto, le strutture organizzative complesse, no? ehm, prendere, no? cioè, ottimizzare i propri processi attraverso queste soluzioni. Poi, naturalmente, devono in qualche modo un'altra area tematica di formazione del, del percorso è quella della statistica. Della statistica, perché, perché quando si parla di intelligenza artificiale, come avete sentito poi alla fine della fiera, insomma, no, vediamo delle, dei risultati affascinanti, ma dietro di fatto ci sono algoritmi e ci sono funzioni. Come dire, non necessariamente di intelligenza artificiale, di machine learning, ma insomma, sicuramente c'è un, un impianto metodologico e di, anche di, come dire, di, di competenze di tipo statistico che le persone, appunto, che, che parteciperanno a questo percorso di studio devono, devono comprendere, devono acquisire proprio per essere in grado poi di gestire al meglio i dati attraverso i dati, prendere decisioni, fare analisi predittive, prescrittive, eccetera, secondo appunto quello che, che sarà necessario per loro. Dall'altra parte, appunto, come abbiamo detto, mh, è chiaro che devono avere delle competenze tecnologiche, quindi c'è tutta un'area più specifica, appunto, di competenze di carattere tecnologico che hanno a che fare naturalmente con l'informatica, ma più in generale, poi più, in generale, più nello specifico, insomma, con quello che è appunto i sistemi in qualche modo di intelligenza artificiale, quindi le logiche di, no, del machine learning, del deep learning, dei sistemi di apprendimento. E quindi, e quindi no, insomma, essere in grado, ripeto, senza diventare se stessi dei, no, dei generatori di algoritmi, ma Diventando sostanzialmente per persone che hanno la competenza di poter usare quei tool, quelle, no, quelle piattaforme, di trovare appunto la soluzione giusta per quel problema che hanno, e quindi insomma una competenza tecnologica devono averla. E poi l'ultima area tematica è proprio quella dell'area più sociologica, giuridica, etica e, e critica. E quindi c'è cioè, tutta una competenza di tipo animalistico che, come dicevamo prima, deve servire per appunto comprendere no, l'innovazione cioè, legata da queste tecnologie ma soprattutto ripeto coglierne gli aspetti appunto le implicazioni giuridiche gli aspetti etici che poi sono quelli che no fondamentali poi quando uno si troverà sul mercato del lavoro. Noi siamo convinti, appunto, che mettendo insieme queste competenze diverse, quindi competenze di carattere appunto legate all'analisi del dato, alla loro visualizzazione ottimale, competenze di carattere aziendalistico legate al marketing digitale, alla strategia di marketing, competenze legate alla tecnologia eh, dell'intelligenza artificiale, nei suoi fondamenti naturalmente, e competenze di carattere comunicazionale, sociologico, giuridico e, e critico, appunto, no? questo costituisca quel mix, insomma, un po' articolato. Eh, di, no, di, di competenze di abilità eccetera che possono consentire appunto alle persone di andare come dicevano no, i, i due colleghi ad operare sul mercato del lavoro eh, portando cioè diventando essi stessi protagonisti del cambiamento e aiutando le aziende a fare questo cambiamento che voi capite cioè COVID, no, il covid eh, il new, new generation found cioè, cioè no, è ora o or mai più insomma no, l'innovazione digitale del paese e l'innovazione come dire in qualche modo legata alla tecnologia avanzata del paese o lo facciamo ora o mai più e quindi veramente c'è bisogno no al di là dei fondi c'è bisogno di cultura dell'innovazione noi non, mi smetterò, non smetterò mai di ripetere appunto che l'innovazione si fa con la cultura poi la tecnologia viene dopo quindi la cultura dell'innovazione è fondamentale perché il mondo dell'impresa italiana riesca davvero a fare il salto di qualità e noi riteniamo con questo percorso formativo di formare proprio queste figure in grado di portare la cultura dell'innovazione no e cose competenze necessarie a fare innovazione tecnologica all'interno del mondo dell'impresa italiana, sperando in questo modo proprio di contribuire anche noi no, con questo percorso alla, un po' alla ripartenza di un paese che ne ha davvero bisogno di innovazione, e di tecnologia. Questo è un po' quanto. Non so se dalla regia, se mi dicono qualsiasi Bene, giusto, grazie. Siamo arrivati grazie, alle domande. Grazie a tutti per le presentazioni, tutte molto interessanti, che hanno offerto anche tanti spunti. Eh, non solo di domande tecniche riguardanti il corso, ma anche di domande di un po' più ampio respiro. Ad esempio, eh, ne riprendo alcune al quale il professor Di Fraia nel frattempo ha risposto, ma magari possono essere un attimo punto di discussione anche per il professor Messina e il professor Manzotti. C'è Francesca Senatore che ci chiedeva dove si collocano privacy, sicurezza ed etica nella rilevazione e conseguentemente anche nell'analisi e nell'utilizzo dei big data. Magari il professor Messina può darci il suo sì, punto di vista. Sì, all'interno diciamo, della parte tecnica, dove comunque l'approccio della componente tecnica sarà quello che potremmo definire no, all'inglese del cherry picking, cioè noi andremo a prendere solo e soltanto gli aspetti che ci fanno comprendere no, come trattare i dati, qual è la miglior metodologia per trattarli. Eh, L'obiettivo non è fondamentalmente comprendere intimamente un certo linguaggio di programmazione, ma abilitare, come diceva prima anche il professor Di Freia, la comunicazione. Dai verso chi tecnicamente lo fa regolarmente, giornalmente. Quindi aspetti come eh, i principi di sicurezza informatica, aspetti come la cyber security e anche introduzione, se vogliamo, a, a temi di data protection. Sono parti che diciamo, nella parte di computer science sicuramente andremo ad affrontare. Perché? Perché eh, il, la necessità di non trattare i dati personali, beh, oggi è un need imprescindibile, cioè è una necessità oggettiva. Eh, nessuna azienda. Identifica e studia puntualmente Mario Rossi. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è studiare no, con una logica cluster, quindi l'insieme di certi comportamenti, di certi fenomeni. Quindi, in quella, diciamo, nella, nella parte di computer science, alcuni di questi temi li tratteremo sicuramente. Bene, grazie. Uh, altre domande di aspetti un po' più tecnici riguardano uh, quali, da quali tipi di corsi di laurea possono accedere le persone a questo tipo di corsi di laurea magistrale, se ci sono dei requisiti minimi di, Cf, di CFU e soprattutto se il, il corso di laurea è un numero chiuso o un numero aperto. Allora sì, questo abbiamo già risposto un po' nella chat, ma lo, ma lo, ma lo ripetiamo. Io credo che la cosa, ripeto, la cosa più corretta sia che insomma, gli interessati diano un occhio al regolamento di cui appunto ho messo il link Magari nella chat il link, sì. perché appunto perché chiaramente insomma diventa lungo indicare quali sono appunto no, le, le, le classi di laurea da cui mh, si ha un accesso sostanzialmente diretto quindi quali sono i requisiti curricolari lo posso leggere velocemente insomma aver conseguito star per conseguire il titolo di laurea triennale nelle seguenti classi di laurea o cui pollenti scienze dei servizi giuridici scienze dell'amministrazione dell'organizzazione scienza dell'economia dell dell della gestione aziendale scienze delle comunità Comunicazioni, scienze e tecnologie informatiche, scienze economiche, scienze matematiche, sociologia e statistica, oppure, per gli studenti che hanno conseguito o stanno conseguendo un titolo di laurea triennale in classe diversa da quelle elencate prima, avere acquisito, stare per acquisire almeno 60 crediti formativi in almeno alcuni dei seguenti eh, settori scientifico disciplinari e ce ne sono diversi, quindi c'è l'area psicologica e sociale, l'area statistica matematica, l'area informatica, l'area economica gestionale. Quindi, insomma, secondo me più che dare no a una risposta generica vale la pena che, che, che le persone interessate diano insomma un occhio appunto alla, al regolamento e si facciano un'idea chiara. Sì, è un numero... Cioè... È un numero chiuso nel senso che ci sono 65 posti disponibili, cioè perlomeno c'erano 65 posti disponibili eh, Come dire, con il primo test naturalmente adesso se ne sono immatricolati un, già circa un, una metà e quindi adesso i numeri disponibili sono meno. I numeri, come dire, è, è un vincolo normativo e quindi noi siamo dovuti, cioè abbiamo dovuto sottostare le certo. legge che fanno 65 insomma persone sono state attribuite. Certo, grazie mille. Un altro spettatore ci chiede, come mai, visto che il cambiamento è così rapido, in Italia molte aziende ancora fanno fatica a metabolizzare figure come ingegneri gestionali, business analyst, analyst, spesso confusi con i data analyst e prediligono figure spesso non formate, ma con una sorta di esperienza, secondo voi? Posso, non lo so, no, Giuseppe, volevi iniziare tu? <ride> Cioè, possiamo trincerarci dietro, come dire, la possibilità di non rispondere, o dobbiamo proprio rispondere? Sì, perché è una domanda. Dobbiamo dare una risposta. No, la risposta la diamo, vai, Giuseppe, oh, Giovanni, sì, vabbè, poi eh, la dico anch'io. Sì, dal mio punto di vista, come dire, come, come uomo d'azienda, è. <ride> è un tema di se vogliamo di ancora di maturità no? dal mio personale punto di vista ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando però eh, se è vero che le grandi aziende da qualche anno hanno capito l'importanza del trattamento del dato e, e incominciano a profilare i ruoli come appunto si diceva no? quindi cosa fa un business analyst di professione cosa fa un data analyst cosa fa un advanced data analyst cosa fa un, un citizen beh probabilmente eh, l'Italia essendo inevitabilmente direi neanche il punto di forza disseminata di PMI beh lì probabilmente l'investimento non può essere Probabilmente così polarizzato e questo è il primo aspetto. Però è un tema anche di, um, di experience, no? di competenza, di conoscenza, uh, ma lo si sta comprendendo abbastanza in fretta. Perché, uh, perché ripeto, il dato o mai ci pervade. Quindi, uh, nel momento in cui con piccoli proof of concept che ora vengono definiti addirittura proof of value all'interno di queste aziende si dà. Prova valore di queste figure e quindi riusciamo a dimostrare che, magari attraverso un semplice studio, un semplice modellino di forecasting, riusciamo a coprire e a occupare nuovi effetti di mercato per quella PMI. Beh, in quel momento probabilmente l'attenzione cambia e l'approccio, se vogliamo, cambia per quell'imprenditore, per quel tipo di settore. Questa è la mia visione, però, diciamo, è la visione, se volete, da uomo d'azienda. Certo. Sì, posso aggiungere velocissimamente anch'io, è esattamente, ripeto, il tipo di riflessione che avrei fatto, anch'io appunto lavorando con le aziende, non le grandi, ma con le piccole e medie imprese. E il tema appunto come dicevo prima della cultura dell'innovazione è fondamentale quindi è un tema di cultura da un certo punto di vista è un tema anche come dire, di struttura imprenditoriale italiana e quindi c'è un, un tema di girontocrazia di, come dire, di logiche come dire di struttura cioè di aziende di tipo familiare in cui insomma ci sono degli elementi di complessità però sono molto d'accordo con quello che diceva Giuseppe e volevo dire una cosa che questo percorso di studio non è che ce lo siamo inventati come dire perché una mattina ci siamo svegliati e abbiamo detto abbiamo colto un cambiamento in realtà è stato progettato eh, avendo fatto tutta una serie di incontri con gli stakeholder, cioè quindi di fatto con il mondo aziendale, sia le associazioni di categoria sia le singole imprese, piccole, medie e grandi, e quindi abbiamo raccolto no, un, un segnale forte di interesse da parte loro. Quindi, quello che diceva Giuseppe sul fatto che probabilmente su queste tematiche c'è una maggiore sensibilità rispetto a quando. Ad esempio, non è avvenuto e, no, e ci siamo ancora dentro il cambiamento, l'innovazione legata al digitale, cioè l'innovazione legata al digitale è 30 anni che c'è, e poi ce ne siamo accorti ora con il COVID, no? i social media funzionano da una vita, si continuano a chiamarli social media. Allora, io ho l'impressione che in termini di adozione di questa, della tecnologia legata all'AI, sia più facile per l'imprenditore anche come dire di come dire non particolarmente esperto di vedere i risultati applicativi cioè vuol dire è più immediatamente visibile gli effetti positivi sul roi che poi alla fine giustamente all'imprenditore è la cosa che gli interessa di più laddove capite cioè sui social media dice ma cosa investo ma poi cosa ottengo e così via cioè invece qui il roi come diceva giustamente giuseppe si vede subito e quindi io sono Auspico, cioè, come dire, immagino che l'adozione avvenga in maniera molto più rapida e non ci sia bisogno di un'epidemia nei prossimi vent'anni perché si capisca che vale la pena di investire in AI. Sì, aggiungo una cosa rapidissima integrazione di certo. questa domanda, anche perché ho visto che nelle domande uno ha parlato su questo punto, e cioè il fatto che il, uno dei motivi per cui si fatica ad adattarsi... È che si fatica ad, ad acquisire le categorie, eh, diciamo così, contemporanee e si continua a vedere il mondo con categorie che ormai hanno, hanno visto il tempo che fu. E, e questo, mh, faccio un paio di esempi, lo si vede tantissimo, per esempio, su come si cambia l'attribuzione di valore. A, eh, a dati, a informazioni come cose che fino a qualche tempo fa non avevano alcun valore, o comunque non avevano un valore esplicito e che oggi invece lo acquistano. Lo abbiamo visto in mercati come nel mercato musicale, come nel mercato dei creativi, cose che fino a qualche anno fa avevano valore sono diventate improvvisamente completamente prive di valore e viceversa, cose che invece erano considerate prive di valore sono diventate estremamente preziose. Il motivo qual è? Dove sta il valore? Il valore sta nella persona che dà valore a certe cose, perché queste cose sono quelle funzionali alla sua esistenza. Nel momento in cui la società cambia, cambiano le persone e quindi cambia il valore. E quindi capire questi concetti di base in realtà è quello che per esempio ha permesso a Steve Jobs di spostare la catena del valore sulle eh, app, su un, su un tipo di infrastruttura tecnologica che era vista da Steve Balmer invece della Microsoft come inutile, perché Steve Balmer associava il valore a certe funzioni e non al design e non a certe altre... È una storia che conosciamo tutti, ma la grandezza commerciale di marketing di Steve Jobs è stata proprio nel comprendere la persona del futuro e non restare ancorate. Quindi ecco, quello per dire che i discorsi che ho fatto prima, che possono sembrare un po' astratti, in realtà poi hanno delle ricadute molto concrete sul piano del valore e quindi del eh, piano economico. Ecco, professore, c'è proprio una domanda per lei riguardo al pensiero associato ai sistemi AI, in analogia con l'essere umano. Qual è il confine tra coscienza e consapevolezza? E questi sistemi come si collocano? Immagino che dare una risposta a questa domanda in breve tempo non è facile, ma ci proviamo. Allora, sì, intanto no, approfitto di questa domanda per dire che in questo percorso di studi, che pur guarderà... Gli orizzonti dello stato dell'arte, non è rivolto, diciamo così, a formare dei filosofi della mente o degli studiosi di intelligenza artificiale. No, questo lo dico perché non vorrei aver dato un'impressione sbagliata. Eh, a questo a Daniele posso rispondere che la consapevolezza non richiede la, eh, quello che viene considerato l'hard problem, cioè non richiede, è, è una cosa che si può definire in termini funzionali, quindi che ben si adatta alla l'intelligenza artificiale o l'intelligenza aumentata, come giustamente dice il professor Di Fraia, e quindi diciamo è un comportarsi come se si avesse una conoscenza esplicita delle cose. Però, ripeto, qua non entro, non mi addentro su questo territorio e ne approfitto per dire appunto che nonostante le mie frequentazioni non sarà questo il mio obiettivo primario all'interno di questo percorso di studi che, ripeto, deve essere molto legato a fornire una preparazione, una, una competenza critica è ampia, sì, ma rivolta appunto al mondo aziendale e alla capacità di adeguarsi e di accettare le sfide di queste nuove tecnologie e rivoluzioni culturali. Però Riccardo, se, come dire, se qualcuno di quelli che seguirà il tuo corso sarà come dire, illuminato sulla via di Damasco e invece deciderà mm. di prendere un percorso di riflessione teorica, eccetera, credo che insomma, anche, questo, no? An anche questo è il bello, non dico della diretta, ma delle, no? de 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 dei corsi, dei percorsi, mm. degli insegnamenti che stimolano il pensiero e che quindi no? anche questo è un obiettivo del nostro percorso. Insomma. Avrà no? pane per i suoi genitori. Esatto, è questo <ride> che volevo dire. C'è un'altra domanda, scusate, che mi sembra molto interessante. Ehm, che è quella rivolta appunto se eh, eh, insomma che qualcuno tra, tra, tra chi ci sta ascoltando dice sarebbe bello che questo tipo di percorso fosse fatto dai miei colleghi della pubblica amministrazione. Stavo proprio per leggerla domanda, bene. Domanda sì e ci domanda anche appunto se, se, se noi cioè se si tratterà se, se si parlerà di pubblica amministrazione all'interno del percorso. No. Purtroppo no, perché, perché poi alla fine un percorso di laurea magistrale sono 11 insegnamenti e quindi alla fine bisogna comunque fare dei tagli. Ma io vi dico quello che è il mio sogno, visto che insomma in qualche modo sono un po' insieme insomma, ai colleghi, un po' il papà di questo prodotto formativo. Il mio sogno di, di, di breve, come dire, di breve, cioè insomma nemmeno a lunghissima scadenza è che se, le cioè, se il percorso formativo funziona. Io mi sono, come dire, mi piacerebbe tanto che potesse avere nei prossimi anni appunto una, uno sdoppiamento al secondo anno per andare verso delle specializzazioni e come succede già nel, nella magistrale marketing consumo e comunicazione, che no, nel secondo anno si divide in tre indirizzi, che questo appunto potesse avere un, sicuramente almeno due indirizzi. Uno di questi mi piacerebbe molto che fosse davvero sulla pubblica amministrazione. Io credo che davvero lì dentro ci sia, no? Ma poi non è che lo credo io, lo sappiamo tutti, ce lo ripetano, ah. e lo sappiamo da tutti. No? Cioè, che cioè, che, che, il, che il, il gioco di fondo a questo punto è rinnovare la pubblica amministrazione, quindi è chiaro che queste competenze Competenze sarebbero fondamentali. Stiamo anche, ripeto, accarezzando con il rettore l'ipotesi di immaginare proprio un percorso ad hoc da fare, magari a Roma, nella nuova sede di Roma, proprio pensato sull'innovazione tecnologica per la pubblica amministrazione. Quindi vediamo se ci riusciamo. Insomma. Bene. Un'altra domanda tecnica da Daniela ci chiede se si può accedere anche a questa specialistica con il vecchio ordinamento e se il corso per il momento si svolgerà online o è previsto in frequenza allora, per il momento non, non, non ci pronunciamo mm. però speriamo che a settembre potremo essere sicuramente in aula a settembre-ottobre ci immaginiamo che possiamo essere, come dire, perlomeno in una situazione ibrida e quindi le lezioni in presenza e chi però non se la sente eh, come dire, la... però ripeto, no, non possiamo provare previsioni in questo momento perché sono decisioni che dovrà certo. prendere l'Ateneo, quindi io mh, dico solo le cose che mi vengono in mente per quanto riguarda la, come dire, il tema della, della laurea di vecchio ordinamento non lo so, bisogna chiederlo alla segreteria o se c'è qualche, qualche collega della segreteria che ci supporta, eh, sinceramente penso di sì, eh, però non, 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 non voglio dare una risposta che non sia corretta. Bene, altre un due ultime domande. Sono la prima su quali secondo voi possono essere i cambiamenti, le tendenze in futuro per il business? E la seconda, quali saranno le figure nuove e quali sono le debolezze di intelligenza artificiale che si possono sfruttare? Le debolezze <ride> dell'intelligenza artificiale che si possono sfruttare? Ce ne sono infinite perché l'intelligenza artificiale, alla fine, per adesso è stupida e quindi fa delle cose apparentemente molto intelligenti, ma, ma poi, no, al di là delle battute, insomma, ehm, allora perché mi piace chiamarla intelligenza aumentata anziché artificiale? Mi piace chiamarla così perché, perché ci racconta e ci ricorda che poi, di fatto. Come dire, per il momento l'essere intelligente dell'essere umano e, e le tecnologie, anche quelle intelligenti, tra virgolette, supportano e ci aiutano nei, nei nostri compiti. No? Allora no, ci sono tutta una serie di attività che sicuramente possono essere insomma, no, automatizzate. E in maniera come dire più complessa, come ci ricordava prima Riccardo, rispetto a quello che ci immaginiamo, no? cioè non è che ripeto, diventeranno automatizzate solo no, le, le, le funzioni nella catena di montaggio per cui il robot farà vernicerà, perché quello lo fa da già da 3-40 anni che vernice al posto degli esseri umani. Paradossalmente, ripeto, no, eh eh potrebbero essere come dire, integrati fortemente, integrati non dico sostituiti, ma fortemente integrati i soggetti quali gli avvocati piuttosto che i radiologi, no perché insomma il in modo le macchine ormai sono già molto brave no ad analizzare le normative con le contrattualistica piuttosto che a riconoscere una metastasi no dei De, ne, tumori con tumori ossei per cui questa roba qua che no la logica è quella appunto di un'integrazione tra le figure certamente un aspetto che in questo momento le macchine non riescono a fare per cui insomma l'integrazione scusate la, la dico velocemente così poi si capisce bene anche un esempio che aveva fatto prima eh, riccardo cioè esempio no eh, immaginate il discorso del call center, cioè che cosa succede al call center? Se io un call center, a un certo punto automatizzo una parte attraverso un chatbot intelligente che funziona che genera un user experience efficace. Che cosa succede? Non è che mando a casa tutte le persone che lavorano lì, ma probabilmente le persone che lavorano lì si troveranno a dover non rispondere, come succede per esempio alla segreteria dello IUM 80 volte al giorno alla stessa domanda che è come faccio a ottenere uno stage curricolare? Perché probabilmente a quelle domande lì risponderà perfettamente il chatbot, ok? E poi, e quindi le persone si troveranno a dover rispondere a quel 20 di domande più complicate, avendo probabilmente più disponibilità, più tempo, no? Più, eh, cioè, Okay. Essendo anche più sereni e tranquilli, visto che per tante volte non hanno detto la stessa cosa, e quindi capite, cioè questa è l'integrazione, no? l'integrazione in qualche modo verticale, nel senso che appunto si libererà del tempo per poter fare meglio no? delle cose di livello più alto rispetto a quelle appunto più di routine. E, 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 e dall'altra parte c'è un'altra dimensione che è quella relazionale. Cioè oggettivamente le macchine possono molto brave a fare delle cose, però insomma da parte, la parte della dimensione più relazionale e no? connotata poi, quindi la user experience finale, cioè alla fine della fiera, cioè va benissimo no? che ci sia il medico che non si fa aiutare nella lettura della radiografia e dalla macchina, ma poi la diagnosi la comunica lui, e quindi forse potrebbe avere più tempo, più umanità anche per poterlo fare nel migliore dei modi. Ecco. Sì, io vorrei aggiungere solo una riformulazione. Invece di parlare di debolezza dell'intelligenza artificiale da sfruttare, e direi settori in cui c'è ancora molto margine per l'intelligenza artificiale aumentata per progredire. Certo, certo. certo. certo Durante il corso ci chiedono, ci sarà anche un piccolo accenno al tema green? Eh? Come quindi la, te la tecnologia può essere influenzata e come questa può essere sfruttata al meglio per questo aspetto? Allora, queste domande ficcanti che fanno questi <ride> spettatori anonimi, allora no, cioè, no, non che io sappia, nel senso che capite, cioè questo credo che rientri inevitabilmente negli esempi e nella, no, nelle tematiche, nelle casistiche che i docenti porteranno in aula e quindi mi aspetto che essendo, quello della sostenibilità, uno degli asset di riferimento anche dell'Ateneo, è evidente che questo sarà un tema che verrà preso in considerazione. Dico un'altra cosa, c'è un progetto molto bello a cui, su cui non mi posso esprimere in questo momento perché appunto non è ancora definitivo, eccetera, ma in cui insomma l'Università Iulma insieme a un soggetto esterno potrebbe come dire, andare a fare un lavoro molto molto bello legato anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale su, proprio sulla, come dire, sul mondo dell'agricoltura, del, del, dell del, del, del green insomma, della, e della sostenibilità ambientale nei processi produttivi agricoli eccetera. Per cui insomma è un tema a cui l'università, anche se sembra strano ma è sensibile, e può, può darsi che faremo un progetto molto grosso su questo. All'interno del modulo diciamo Eccola. di computer science avremmo avremo degli use case dove tratteremo tematiche di e, e, e green economy, economia circolare. Perché? Perché eh, in questo momento si fa un uso importantissimo, ad esempio, di big data in queste aree. No? Penso a tutto ciò che abilita la tecnologia eolica o il solare, la quantità e il patrimonio informativo generato in quei sistemi, in quel tipo di industrie è molto importante e magari avremo anche qualche chicca interessante. Quindi qualcosa l'avevamo già previsto in tal Bello, senso. Giuseppe, grazie. grazie. Beh, perfetto, perfetto. Un'ultima domanda, ci chiedono, eh, per quanto riguarda il digitale, molte aziende negli ultimi anni hanno sfruttato in maniera spesso poco etica settori low free. Cosa accadrà con le AI, visto che comunque giustizia e politica si muovono ancora con una certa lentezza? Beh, allora eh, mi sento chiamato in causa come filosofo. Ma... In maniera silenziosa comunque <ride> e, ovviamente il diritto si basa sui valori condivisi da, dalle persone che eh, li esprimono attraverso le leggi. Quindi in questo caso anche l'intelligenza artificiale, che per adesso è soltanto funzionale cioè non è espressione di diritti intrinseci anche se ci sono alcuni miei colleghi che stanno lavorando a settori come la roboetica ai etica e intelligenza artificiale o social robotics dove ci si rende conto che nel momento in cui le macchine o i dispositivi o, o i software hanno delle capacità autonome decisionali tutta una serie di discorsi tradizionali di responsabilità di decisioni di attribuzione eh, diciamo così, de, de, delle responsabilità eh, si modificano. E quindi i confini, eh, cerco di rispondere in senso più ampio: i confini della persona cambiano. E cambiando i confini della persona, cambiano anche i confini dei valori che fino a ieri sono stati alla base della legislazione. Quindi, sicuramente il diritto dovrà raccogliere questi stimoli da parte dell'intelligenza artificiale, così come la rivoluzione industriale ha determinato una rivoluzione del diritto e così come ogni rivoluzione, per tornare al discorso di prima, ogni rivoluzione tecnologica determina una rivoluzione dei rapporti di forza e quindi dei valori della società e il diritto deve riflettere questi cambiamenti. Quindi questo sicuramente è un argomento. Su cui riflettere adeguatamente, ci sono molti, e non è un argomento teorico, ci sono moltissimi casi concreti da andare a prendere in esame eh, da, da, in, in tutte le direzioni, cioè dall'intelligenza artificiale alle aziende, dalle aziende alla società, dalla società alla robotica e così via. E tutta una serie, basti pensare. Discorso che alcuni stanno avanzando, di far pagare alle intelligenze artificiali i lavori che sottraggono alle persone, trasformando in qualche maniera, eh, diciamo così, i guadagni derivanti dall'utilizzo di queste nuove tecnologie per ridistribuire la ricchezza che altrimenti tenderebbe ad una centralizzazione incontrollata. Quindi questo è una sono altri aspetti che ovviamente aprono degli scenari enormi, per certo. cui non si può rispondere in fine di un event, di un incontro come questo in 30 secondi, ma che sono sicuramente da tenere in considerazione. Perfetto. Bene, abbiamo risposto un po' a tutte le domande. Io vi ringrazio molto, sia il professor Di Traia, che il professor Messina, che il professor Manzotti per questa fantastica presentazione di questo nuovo corso di laurea. Invito tutti ad approfondire sul sito della Yulm e a contattare direttamente i docenti per qualsiasi ulteriore informazione e intanto vi ri ringrazio tutti quanti per aver partecipato. Un saluto dal team Doccity e dall'Università Yulm. Buona serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera buona a tutti. Buona serata.